questa gran fondo organizzata dal nostro responsabile provinciale di Teramo, signor Di Giovanni, e credo che per tutti i partecipanti partire in pieno centro storico ed arrivare qua sia veramente una cosa da segnare sul calendario, perché la città è molto bella, quindi anche per gli accompagnatori sarà un'opportunità molto rara poter assistere alla partenza e all'arrivo in pieno centro. Quindi i complimenti sono sicuramente dovuti prima di iniziare questa manifestazione. Di passo in passo ad ogni sole, difendiamo un sogno in volo. Si passerà proprio sotto il Gran Sasso, una delle meraviglie d'Italia, questo è un territorio sicuramente da scoprire. Beh, paesaggisticamente questo territorio è fatto apposta per chi ama pedalare, perché offre tutte le peculiarità, la pianura, la salita, paesaggi veramente famosi e che hanno fatto la storia del ciclismo. Quindi per tutta una serie di motivi oggi è un privilegio essere presente. Chi sceglie combatte dando spazio a un legame. Volta che faccio questa gran fondo, quindi per me sarà un percorso nuovo, anche se sono strade che comunque conosco perché sono del posto. Ovunque siamo, siamo noi, in alto in basso sempre noi. Raffaele Di Giovanni lavora molto bene un anno per un anno in questa bellissima gran fondo. Per far prendere spazio alle gran fondo ci vuole tempo, comunque man mano che passano gli anni cresce sempre più i partecipanti. È una gran fondo bellissima, io ho tanti anni che vengo come radiocronista, vedo che ogni anno aumenta sempre durante il percorso, le persone sui incroci, sempre le moto staffette, insomma una sicurezza perfetta, precisa, e le amatori ha bisogno anche di questo. Con gli occhi al cielo siamo noi, ma saldi a terra sempre noi, segnati a volte spenti mai, spiriti del sole. Dimitri Nikandrov, tu questa gran fondo la conosci molto bene, l'hai vinta nel 2010, che corsa è? Ma la corsa dura, è impegnativo, il tempo comincia a fare caldo, una corsa che fa selezione, a ripetersi sarà molto dura. Posti bellissimi. Sì, posti bellissimi, tutta la panoramica qui delle montagne e discese, una gran fondo molto bella e siamo molto importanti. Non dico che sia facile però. Sonia Roscioli, anche oggi tantissimi ragazzi al via, segno che l'Axi sta lavorando veramente bene. Sì, ci sono tante ragazze, stiamo lavorando proprio per dare più visibilità a tutte le ragazze che partecipano alle varie discipline in Axi Ciclismo. E oggi è una stupenda giornata, la Gran Fondo di Teramo si preannuncia una bellissima gara, ottima l'organizzazione e ragazze, forza, siamo tutte con voi. Con gli occhi al cielo siamo noi, ma saldi a terra. Un'altra grande Gran Fondo che si organizza qui in Abruzzo, ci eravamo visti un po' di tempo fa con Marco Capoferri al Costa dei Parchi, oggi siamo con Raffaele Di Giovanni a Teramo. Pronti via, si va subito su in salita, è Piana Roseto, quindi una Gran Fondo dura, ci sono tanti corridori importanti, io come sempre voglio divertirmi sperando che vinca qualcuno nello studio moda. Veramente complimenti, perché l'Abruzzo sta diventando sempre più terra di ciclismo. Poi se vuoi vedere i favoriti, guarda, gira la telecamera a destra, c'è Domenico Rosini. Domenico, ecco, vedi, lui è uno dei favoriti, Domenico Rosini, un ex dilettante, quindi io credo che il livello sia altissimo. Complimenti a Raffaele Di Giovanni e in bocca al lupo a tutti. Sindaco, a volte lei parte con la divisa in prima fila, a volte abbassa la bandierina, ma insomma è sempre presente. Sì, meglio abbassare la bandierina quest'anno, perché purtroppo non c'è stato tempo di inforcare nemmeno una volta la bici. E poi tra l'altro stamattina c'è questo grave lutto che, diciamo, ha colpito la nostra città, per cui insomma, voglio essere in cattedrale vicino a Gianni, una bella manifestazione come sempre, tanti partecipanti, una bella giornata di sole, e sono certo che la manifestazione avrà una buona riuscita e vincerà il migliore come sempre. Quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo, manifestazione inserita nel calendario del campionato italiano Gran Fondo e Medio Fondo Axi Ciclismo. Al via lo abbiamo visto inquadrato anche Emiliano Borgna, responsabile nazionale dell'Axi. Un minuto di silenzio per ricordare Gianni Mazzarulli, 61enne centauro deceduto a seguito di un incidente stradale mentre si recava a Misano Adriatico, dove avrebbe dovuto svolgere il compito di commissario di gara nel mondiale Superbike. Il ricordo del
di questa figura legata allo sport, un dipendente comunale molto conosciuto, ecco perché anche il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che dà il via ufficiale a questa quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo, non è in bicicletta in quanto dovrà partecipare alle esequie dello sfortunato Centauro. Dicevamo al via il responsabile nazionale della AXI Ciclismo Emiliano Borgna, che ha voluto essere presente qui a Teramo, una città che non conosceva e lo ha colpito positivamente. Inquadrata Patrizia Tropiano, protagonista assoluta di questa prima parte di stagione con ben 14 affermazioni. Gran Fondo alla sua quinta edizione, il medio si tiene sulla distanza di 90 km, un dislivello di 1350 metri, mentre la Gran Fondo, la prova regina, 140 km, dislivello 2400 metri da affrontare in una soleggiata domenica di giugno. La partenza da Piazza Martiri della Libertà, il cuore pulsante di Teramo, come ha sottolineato anche Emiliano Borgna, sono poche le manifestazioni che partono dal cuore di una città, partono e arrivano dal cuore di una città e dunque danno l'opportunità all'accompagnatore o al ciclista stesso di visitare questi splendidi luoghi della terra d'Abruzzo. Splendido anche il pacco gara, un pacco gara molto fornito per i ciclisti presenti alla manifestazione, sono stati oltre 500 ciclisti al via su 674 iscritti. La nostra onboard camera oggi è montata sulla bici del portacolori della Melania OMM Emidio Celani. Emidio Celani, ricordiamo di aver proposto alcune settimane or sono il suo successo nell'ultima tappa del Giro d'Italia Amatori in compagnia di Rocco Castellucci. Emidio Celani veste i colori della formazione di Piane di Monte Giorgio, presieduta da Fabrizio Petritoli. L'attraversamento della città, la moto in formazione, la classica moto gialla di Gaetano Gazzoli, sempre pronto a raccontare metro dopo metro ciò che succede in queste manifestazioni. Abbiamo già sottolineato la presenza della ciclista di Monopoli Patrizia Tropiano, che ha voluto essere presente a questa prova. Ci stiamo muovendo in direzione Tordina per andare ad affrontare la prima salita di giornata, quella che porterà ai 970 metri di Pagliaroli, un'ascesa di 10 km con pendenza media del 5,6%. Sullo sfondo il Gran Sasso a far da cornice naturale alla città di Teramo. Inquadrato intanto Dmitry Nikandrov, il capitano nonché vincitore della Gran Fondo Nove Colli, dicevamo capitano della team Kyklos Abruzzo. Inizia la salita e subito nelle prime posizioni le squadre più attese di oggi, la Kyklos Abruzzo con in testa Dmitry Nikandrov e la Melania OMM con Sirio Sistarelli subito in grande evidenza. Gruppo allungato in salita, nelle prime posizioni lo vediamo inquadrato in questo momento il portacolori della Spoleto Bike Simoneschi, poi Emiliano Bolletta, troviamo gli uomini della formazione della team Kyklos Abruzzo, Manuel Fedele che gareggia con la tessera da cicloturista, al suo fianco Pierpaolo Addesi, atleta paralimpico, protagonista del panorama nazionale dedicato a questa categoria. Torniamo con la onboard camera montata sulla bicicletta di Celani, impegnato a risalire posizioni su posizione nel gruppo. Emidio Celani è nato il 19 luglio del 76 ad Ascoli Piceno e vive a Mozzano. Tra i giovani ha gareggiato sino alla categoria juniores secondo anno, ha militato nella Rapagnanese del mitico allenatore Zamò Anton Girolami Mario, la prima vittoria da esordiente a Campo Cavallo di Osimo, poi da allievo ha conquistato successi in Toscana, in quel di Montecatini Terme, il campionato regionale cronometro a squadre, la Coppa Adriana, plurivittorioso anche da junior, dove tra tutti spiccava il
trofeo Interfond nella stagione 93, da primo anno, ultima vittoria in quel di Montegiberto nella stagione 94. È stato convocato da allievo junior nelle rappresentative regionali per partecipare ai campionati italiani di Vittoria in provincia di Ragusa e Lavello in provincia di Potenza. Ha gareggiato anche gare su pista e inseguimento in quella di Bassano del Grappa nella stagione 92. Ritorniamo con il gruppo inquadrato in questo momento dalla nostra moto, telecamera in moto che segue la manifestazione. Andiamo a vedere il gruppo. Intanto Patrizia Tropiano, una delle protagoniste della stagione amatoriale, sta salendo in questo tratto. Patrizia Tropiano è una triatleta, si dedica cioè alle tre discipline, svolge corsa, nuoto, ciclismo. Quest'anno ha iniziato la sua stagione, il suo score di successi sono ben 14 sino a questo momento in quel di Amalfi, nel Gran Fondo Costa d'Amalfi, poi una serie di successi in crescendo che oggi la portano ad essere la leader di questo movimento, soprattutto per quel che riguarda l'attività del sud, un'attività ricca ma dove non è facile effettuare o partecipare a manifestazioni granfondistiche, vuoi per la distanza, vuoi per l'esiguità delle manifestazioni. Ciclisti impegnati sulla salita di Pagliaroli, 10 km, pendenza media del 5,6%, inquadrata dalla nostra telecamera Patrizia Tropiano, la ciclista della Carbinia Bike. La nostra moto sta risalendo il gruppo, vedete una tenuta da triatleta portata anche nel mondo delle due ruote per Patrizia Tropiano. Elisabetta Sebastiani della San Demetrio Bike è un'altra delle numerose ragazze che hanno preso il via a questa quinta edizione del Gran Fondo Città di Teramo, la manifestazione voluta da patron Raffaele Di Giovanni, che ha ricevuto il sostegno di realtà aziendali come Acqua e Sapone, D'Ascenzo Bike, Regolo, Caffè Mocambo, Steva, Sirio, Sintesi. Manuela Lezzerini della Velo Club Roma, intanto inquadrata in questo momento, diverse le ragazze che hanno partecipato a questa manifestazione, così come Barbara De Lorenzo della Borgo Antico Campo Marino. La nostra telecamera è andata a cogliere le presenze femminili, anche Pierluigi Fratini, una delle colonne dirigenziali della Melania OMM, ha voluto prendere il via alla manifestazione, così come Michela Giuseppina Bergozza della Hot Wheels Team, un'altra delle protagoniste del mondo delle due ruote, più volte vincitrice quest'anno e nelle scorse stagioni. La nostra moto continua a risalire, incontriamo Sandra Marconi che come al solito fa gara a sé. Sandra Marconi porta colori della Copparo, conosce bene queste strade, anche lei è una delle protagoniste di questa prima parte di stagione. Nonostante la salita, ha il tempo di salutare la nostra telecamera e i nostri spettatori. Andiamo sulla testa del gruppo, dove si trova la nostra onboard camera montata sulla bicicletta di Emidio Celani. Passaggio a Pagliaroli, ora si affronta la salita che, passando da Cortino, 1030 metri sul livello del mare, porta a Piano di Roseto, 1230 metri, un'ascesa di 4 km con pendenza media del 6,3%. Più indietro nel gruppo dei partecipanti abbiamo visto l'ex tricolore Nucciarelli, altro portacolori della Melania OMM. Siamo ritornati sulle prime posizioni di questo gruppo con Nucciarelli, lo vediamo nelle prime posizioni di questo gruppo che naturalmente è uno dei drappelli all'inseguimento del gruppo di testa. Anche la nostra moto scollina a Pagliaroli, il paesaggio di questa splendida realtà
abruzzese con i due ciclisti che abbiamo visto transitare al nostro riferimento. In località Fonte Palumbo incontriamo un nutrito drappello di ciclisti che viaggia alle spalle del gruppo di testa, atleti in maglia Team Kycross Abruzzo, vediamo inquadrati in questo momento, mentre dalla onboard camera di Emilio Celani andiamo a seguire l'andamento della discesa, andiamo a seguire così proprio in diretta come il ciclista imposta le curve in questo tratto in discesa. Vedete il fotogruppo molto allungato in questo tratto in discesa, è sempre la nostra telecamera di Fabio Zappacenere a portarci alle spalle del gruppo, un altro splendido scorcio della terra d'Abruzzo, un percorso spettacolare come è stato più volte sottolineato dai partecipanti a questa quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo. L'organizzatore Raffaele Di Giovanni non ha nascosto che nella prossima edizione della manifestazione vorrebbe portare questa manifestazione sulla cima del Gran Sasso. Raggiungiamo la testa dove troviamo due uomini al comando, Fabio Mantovani della MKG Cycling Team, la formazione abruzzese, e Paolo Zenobi della Amici della Bici. Si girano i due portacolori e vedono in lontananza il gruppo lanciato alle loro spalle. Fabio Mantovani veste i colori della MKG Cycling Team, la formazione teramana, mentre Paolo Zenobi quella della Amici della Bici. Al comando i due ciclisti stanno guidando con oltre un minuto di vantaggio sul resto del gruppo, gruppo ancora impegnato in salita. Il Gran Sasso con la sua mole, il massiccio del Gran Sasso che sta dominando questo tratto con i due battistrada che stanno salendo verso il Gran Premio della Montagna. Scollinamento e rifornimento a Piano di Roseto, 1230 metri sul livello del mare. Sono i due battistrada Mantovani e Zenobi che transitano per primi, ancora il gruppo che sta per raggiungere allo scollinamento la onboard camera di Emidio Celani della Melania OMM, che ci porta così alle spalle del gruppo inseguitore. Ha perso contatto dal gruppo inseguitore Emidio Celani, ma sta risalendo in questo tratto di salita meno impegnativa. Torniamo sulla coppia al comando costituita da Fabio Mantovani dell'MKG Cycling Team, Paolo Zenobi della Amici della Bici. Dopo la lunga salita che ha portato i ciclisti a Piano di Roseto, tra poco inizieranno a scendere verso Aprati e Montorio, poi ci sarà la divisione dei due percorsi, vedremo chi opterà per il percorso corto, la medio fondo, 90 km di dislivello, 1350 metri, e chi opterà per il percorso lungo, la gran fondo, 140 km di dislivello, 2400 metri. Ancora le immagini dello splendido territorio abruzzese. Andiamo al termine della discesa, sui due di testa rientrano Ceccarossi ed un quarto ciclista, pertanto abbiamo un quartetto al comando. Andrea Ceccarossi, portacolori della formazione Team Kycross Abruzzo, uno dei numerosi bacini che sono presenti sul territorio regionale abruzzese. Torniamo con il quartetto al comando, già sottolineato come il gruppo sia in forte recupero. Ci stiamo avvicinando alla divisione dei due percorsi, vedremo chi opterà per il percorso lungo e chi opterà per il percorso corto, 50 km di differenza per i due percorsi. Il corto si disputa sulla distanza di 90 km, il lungo sulla distanza di 140. Vedete come il gruppo si è notevolmente avvicinato al quartetto
al comando, ciclisti ormai che sono alla divisione di due percorsi, ed è Fabio Mantovani che opta per la Gran Fondo, mentre gli altri tre si dirigono a sinistra per andare a chiudere la loro prova verso Valvomano e il far ritorno a Teramo, ove vi è l'epilogo di questa quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo. Ancora la divisione dei due percorsi, andremo a vedere i ciclisti che affronteranno le salite del lungo, dopo Piano di Roseto, Bivio Azzinano, Forca di Valle 4 km pendenza media 7,2, Corazzano e Caprafico. Proseguiamo nel percorso medio con Emidio Celani che sta risalendo il gruppo di testa per guadagnare la prima posizione. Il percorso medio proseguirà per Valvomano, Specola, per rientrare infine a Teramo dopo 90 km di gara. La nostra moto segue il percorso lungo, quello della Gran Fondo, che prevede ancora le salite di Bivio Azzinano, Forca di Valle, Corazzano, Caprafico, per rientrare a Teramo dopo 140 km di gara. Un drappello dei ciclisti al comando nella Gran Fondo, mentre di nuovo sulla onboard camera di Emidio Celani, impegnato nel percorso medio, che si sta riportando in testa a questo gruppo, sta conquistando posizione su posizione il portacolore della Melania, ma vedete dall'ondulazione della nostra onboard camera e dall'aumento della velocità lo scatto di Emidio Celani che va al comando. Celani dunque si porta al comando, alla sua ruota si porta subito Andrea Di Giuseppe, portacolori del team Kyklos Abruzzo, pertanto abbiamo due uomini al comando quando mancano più di 10 km all'epilogo della medio fondo. Di nuovo sul lungo, sulla Gran Fondo a Ornano, grande con Fabio Mantovani che è rimasto solitario al comando già alla divisione dei due percorsi. Tra poco andremo a vivere le fasi finali della medio fondo. Siamo in Piazza Martiri della Libertà, nel centro abitato di Teramo, lanciata la volata in queste battute finali tra Emidio Celani e Andrea Di Giuseppe. Vedremo chi andrà a sfruttarla. Per ora è al comando il portacolori della Melania OMM che monta la nostra onboard camera, ma vedete come il portacolori della team Kyklos Abruzzo lo brucia nel finale e va così a conquistare il successo nel medio fondo. Dunque vittoria per Andrea Di Giuseppe davanti ad Emidio Celani, la volata per il terzo posto alle spalle della coppia al comando. Dunque la chiusura in quel di Teramo di questa quinta edizione del medio fondo Città di Teramo, che ha visto il successo di Andrea Di Giuseppe. È arrivata questa splendida vittoria, diciamo che ho vinto in casa, quindi vale doppia. Sono stato in fuga gli ultimi 3 chilometri con il compagno Celani della Melania. Non gli ho dato un cambio perché comunque avevo 3 compagni dietro che potevano vincere, quindi qui nel finale ne avevo sicuramente più di lui e ho vinto la mini volata. Medio fondo dominata in campo femminile da Michela Giuseppina Bergozza della Hot Wheels Team. Ho fatto fatica all'inizio, però poi è andato tutto per il meglio. Grazie anche ai ragazzi che avevo insieme che mi hanno dato sempre forza, ho tenuto duro ed è arrivata la vittoria. Torniamo sul percorso lungo, la Gran Fondo, siamo sulla salita di Forca di Valle, posta al chilometro 71 di gara, 4 km con pendenza media del 7,2%, porta agli 800 metri di Forca di Valle. Al comando sempre Fabio Mantovani dell'MKG. Intanto abbiamo sentito i protagonisti assoluti del medio fondo, successo di Andrea Di Giuseppe della team Kyklos Abruzzo in 2 ore 31, 4 e 61 alla media di 35 e 750, al secondo posto Emidio Celani della Melania OMM, al terzo posto Super Mario Bastianelli della SBT Team, quarto Andrea Pace della Amici della Bici,
quinto posto per Domenico Rosini della MKG Cycling Team, questi protagonisti assoluti del medio fondo. Ritorniamo sul gran fondo con le immagini del gruppo alle spalle del battistrada Fabio Mantovani, che ha caratterizzato a lungo questa gran fondo. È ormai al comando da una cinquantina di chilometri, da sottolineare che sono stati percorsi 75 chilometri di gara. Lui è scattato già poco dopo il via e resta al comando. Ancora le immagini sul gruppo alle spalle della battistrada, vediamo diversi ciclisti in maglia Melania OMM, così come in maglia Kicross, ma anche altre formazioni sono presenti nel drappello dei ciclisti che stanno inseguendo il battistrada, il bravo Fabio Mantovani della MKG Cycling Team, la formazione amatoriale teramana. Lo vediamo al rifornimento il battistrada, ha preso una bevanda per continuare la sua azione. Località Colli Berti, si torna a salire, si crea la selezione del gruppo di testa e Mantovani viene raggiunto il battistrada. Dunque termina la lunga fuga di Fabio Mantovani. L'è tutto da rifare, avrebbe detto il noto campione toscano Bartali. Siamo con Morris San Massimo della Melania OMM e si ricompatta il drappello al comando. Sono soprattutto gli uomini in maglia Melania OMM e Kicross a scandire il ritmo del gruppo. Nelle prime posizioni anche Emiliano Bolletta, portacolori della Cicli Castellaccio, molto attivo anche lui in questo frangente insieme agli uomini della Kicross e Melania OMM, la moto in formazione di Gaetano Gazzoli. Siamo con il gruppo che torna di nuovo a salire con in testa uomini della Melania e Kicross a scandire il ritmo. Vediamo Dmitry Nikandrov insieme a Sistarelli, il portacolori della Melania OMM, sempre comunque Bolletta a scandire il ritmo di questo gruppo. Lo splendido paesaggio che offre la terra d'Abruzzo, terra di turismo, terra di enogastronomia. Ancora le immagini sul drappello degli uomini al comando, terminata la lunga fuga di Fabio Mantovani. Ora vedremo chi riuscirà a resistere alla presenza dei numerosi ciclisti con maglia Melania OMM e Kicross Abruzzo. Vedremo se si ripeterà lo stesso scontro che c'è stato tra i due portacolori protagonisti assoluti della medio fondo, Emidio Celani per la Melania OMM e Andrea Di Giuseppe. Successo di quest'ultimo davanti a Celani, sono stati loro due a monopolizzare il finale di gara. Attenzione l'attacco di Sistarelli e Nikandrov che se ne vanno, allungano i due ciclisti, Sirio Sistarelli e Dmitry Nikandrov. Sembrano trovare subito l'accordo il portacolori della Melania OMM che ha promosso questa azione e Dmitry Nikandrov della team Kicross Abruzzo. Sono ora al comando questi due ciclisti, mentre alle loro spalle si è costituito un drappello di inseguitori, tra cui anche Luca Rubechini, vincitore domenica scorsa nella Gran Fondo dei Colli Amerini. Coppia al comando costituita da Dmitry Nikandrov e Sirio Sistarelli, il primo vincitore della Gran Fondo del Nove Colli in quel di Cesenatico. Sirio Sistarelli già a segno in questa stagione. Sirio Sistarelli, classe 77, vive a Martinsicuro, da dilettante ha gareggiato 2 anni prima con la formazione marchigiana Granatelli, poi con quella della Triade Monturano Civitanova Cascinare, senza ottenere nessuna vittoria.
fino agli juniores, tante vittorie per lo più conquistate in Abruzzo e Marche, con diversi titoli regionali e un terzo posto al Lunigiana. Tornato alle gare nella stagione 2010, dopo 12 anni di stop, tornato tra gli amatori con la Melania OMM, nel 2013 ha conquistato 4 vittorie assolute, tra cui il mondialito di Morro d'Oro, 5 secondi posti e tanti altri piazzamenti, tra cui un quarto posto al campionato italiano a Castelluccio Inferiore, un quarto posto al mondiale di Trento. Ci avviciniamo all'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri per la coppia al comando costituita da Dmitry Nikandrov e Sirio Sistarelli. Ancora un duello tra i portacolori di queste due formazioni, naturalmente un duello sportivo. Vedremo chi tra i due riuscirà ad imporsi in quella che dovrebbe essere una volata. Nella prima parte, quella della medio fondo, si è imposto il portacolori della team Kikkolos Abruzzo, Andrea Di Giuseppe, su Emidio Celani. Ora a giocarsi il successo in volata saranno Sirio Sistarelli e Dmitry Nikandrov. Rallentano la velocità i due battistrada, sembrano studiarsi già da queste battute. Sistarelli che sta guidando, Nikandrov alle sue spalle. Un momento importante, stiamo entrando nell'abitato di Teramo. Ancora un rallentamento per Sistarelli e Nikandrov, tanto che Nikandrov ha anche la possibilità di aggiustarsi la maglietta della sua formazione. Si entra nel pavé, ormai siamo alle battute finali, ultimi metri di questa avvincente quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo. Sempre Sirio Sistarelli a guidare, Dmitry Nikandrov alle sue spalle. Un rapporto più duro, più impegnativo per Dmitry Nikandrov, mentre sembra pedalare con un rapporto più agile il portacolori della Melania OMM. Si attende la volata finale, chi dei due lancerà la volata finale. Sicuramente in questa situazione è il russo della team Kikkolos Abruzzo ad avere la migliore posizione alle spalle del portacolori della Melania OMM. Si studiano i due, siamo ormai ai 300 metri finali, tra poco verrà lanciata la volata. Si alza sui pedali per lanciare la volata il portacolori della team Kikkolos Abruzzo, Dmitry Nikandrov. Sembra aver scelto un rapporto troppo duro e non riesce a recuperare Sirio Sistarelli. Sirio Sistarelli lanciato verso il successo in questa quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo. L'urlo di gioia di Sirio Sistarelli che va così a conquistare il successo nella quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo. Vediamo ancora la volata vinta da Sistarelli. Un ottimo successo organizzativo per questa quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo, che ha aumentato così il numero dei partecipanti ed è stato sottolineato anche da Emiliano Borgna. Giornata fantastica, è arrivata finalmente questa vittoria in una Gran Fondo. Mio compagno di viaggio qui, Dmitry, non ha bisogno di presentazione, vinto la 9 colli, la 10 colli, ex professionista, quindi già arrivare con lui per me è una vittoria, riuscire a batterlo, la soddisfazione in più. Dmitry, non è arrivata la vittoria, un bel secondo posto dietro a Sirio, va bene così, il ciclismo è questo? Sì, oggi è un grande Sirio, guarda, non ero fresco, non ero brillante, penso che hai vinto migliore, si è meritato, siamo rimasti in due, abbiamo collaborato fino alla fine. Siamo lontani dai cliché, saldi sui nostri perché, distanti dagli schemi altrui, uniti, audaci e mai vinti. Fabrizio Petritoli, non solo la vittoria di una bellissima Gran Fondo, ma di fronte a un atleta come Nikandrov, veramente oggi è un giorno d'oro per la Melania OMM. Ma sicuramente sì, perché a parte Sistarelli che adesso sta attraversando un momento veramente di forma, va forte. Poi battere Nikandrov, che è un corridore, io lo chiamo un professionista, perché a parte che è un ragazzo bravissimo, poi va veramente forte e anche veloce, perciò oggi complimenti, però mi dispiace, va il nostro corridore Sistarelli. Spiriti del sole, con gli occhi al cielo siamo noi, ma saldi a terra sempre noi. Alessandro Spezialetti, l'Abruzzo è una regione tutta da scoprire, e quale veicolo migliore che la bicicletta?
Beh, sicuramente la bici dà visibilità da tutto, poi qua da noi è molto sentita con tutti questi amatori, anche oggi vediamo qui la Gran Fondo a Teramo, siamo partiti in 600, abbiamo fatto un bellissimo giro. Dai. Come vive il sogno, lo spirito del sole, ovunque siamo, siamo noi, in alto in basso sempre noi. Raffaele Di Giovanni, una quinta edizione della Gran Fondo Città di Teramo che passa agli archivi con un buon successo sia numerico che organizzativo. Sì, per noi quest'anno è stato un successo, abbiamo riscontrato quasi 600 iscritti con circa 500 partenti. Io vorrei ringraziare tutti quanti di vero cuore, anzi li vorrei abbracciare tutti per ringraziarli perché con la loro presenza hanno dato lustro a questa manifestazione. Ovunque siamo, siamo noi, in alto in basso sempre noi, feriti a volte e morti mai. Siamo noi, ma saldi a terra sempre noi, segnati a volte. Un successo da cui ripartire per la prossima edizione. Sì, noi il prossimo anno vorremmo stravolgere questa edizione, nel senso che vorremmo cambiare il percorso e fare il Giro del Gran Sasso. Ovunque siamo, siamo noi, in alto e in basso sempre noi, feriti a volte e morti mai, spiriti del sole, con gli occhi al cielo siamo noi. Una manifestazione che sarà sicuramente più impegnativa ma fantastica sotto il profilo del percorso altimetrico. Sì, facciamo conoscere le bellezze del nostro territorio a tutti quanti, in particolare ai nostri cari ospiti. Spiriti a volte morti mai, spiriti del sole, con gli occhi al cielo siamo noi, ma saldi a terra sempre noi, segnati a volte spenti mai.